Il gioco d'azzardo sta diventando un problema per molti cittadini. Anche in Emilia-Romagna aumentano le cifre dei giocatori d'azzardo patologico, più 15% solo nell'ultimo anno. A livello nazionale lo Stato promuove il gioco d'azzardo perché vuole fare cassa, ma non riesce a fare norme per normarlo e limitarlo. Le regioni possono fare qualcosa. La regione Emilia-Romagna aveva una legge, la 5 del 2013, che proponeva già qualche iniziativa. Queste iniziative non erano sufficienti. Noi oggi proponiamo di intervenire con il nostro progetto di legge su tre linee principali, tre linee di prevenzione. Prevenzione primaria, che vuol dire formazione e informazione, che vuol dire localizzazione e distanza e divieti. Seconda linea, che vuol dire obblighi comunicativi e divieti di pubblicità, come dicevo prima. Terza linea, quando ormai purtroppo il gioco d'azzardo è diventato patologico, presa in carico e cura di chi soffre di questo problema. All'interno del nostro progetto di legge abbiamo previsto una premialità per gli esercizi che fanno una scelta etica e decidono di dotarsi del marchio Slot Free. Abbiamo introdotto una premialità, una riduzione dell'IRAP a chi dismette le macchinette o chi decide di non installarle e un aumento a chi invece decide di tenerle all'interno dei propri esercizi. Vogliamo introdurre il distanziometro dai luoghi sensibili, quindi no slot vicino a scuole, asili, ospedali, e diciamo stop anche ai finanziamenti regionali a quelle associazioni che in qualche modo pubblicizzano il gioco d'azzardo. Queste sono alcune delle iniziative che abbiamo inserito all'interno del nostro progetto di legge e per il quale vi chiediamo i vostri contributi e la vostra collaborazione. Grazie.